passato qualche giorno, ma la delusione di non aver conquistato l'intera posta in palio nella partita con il Renate resta. Avanti di 2 gol, i giovani nerazzurri dell'Under 23 sono stati rimontati dagli ospiti, che hanno così portato a Renate 1 punto. Abbiamo sprecato tante occasioni al secondo tempo e soprattutto abbiamo preso 2 gol evitabili. E forse siamo stati superficiali, non siamo stati attenti fino all'ultimo minuto. La delusione è probabilmente anche data dal fatto di non aver agganciato la terza posizione sull'Italia in classifica. Traguardo sicuramente prestigioso per una squadra, la sua prima esperienza in Serie C. E assolutamente il rammarico è anche quello, potevamo andare al terzo posto da soli, invece ora siamo ancora quinti dietro a Triestina Vicenza. Da giovedì la testa e la concentrazione dell'Under 23 è andata alla sfida in posticipo di lunedì con il Legnago, che chiuderà il programma gare della 28esima giornata del girone A. Lunedì sera Legnago sarà una partita tosta perché è una squadra che è in forma, è una squadra dura, rocciosa e sicuramente sarà una battaglia dove cercheremo di portare via i 3 punti a qualsiasi costo. Andrea Ceresoli è soddisfatto del suo percorso nell'Atalanta Under 23. Mi ritengo soddisfatto fino ad ora, anche se si punta sempre a migliorare, a far meglio. Sto cercando di essere più incisivo, magari far più gol o assist, perché quelli servono. Però sono contento del percorso mio, della squadra e di questo progetto. Era preventivabile un percorso così per l'Atalanta Under 23? Sinceramente, inizio anno penso nessuno si aspettasse un risultato del genere, però adesso siamo lì e dobbiamo continuare a martellare e andare avanti.